Grazie e buongiorno a E tutti. abbiamo pensato di organizzare questo webinar per puntualizzare qualcosa della nuova norma che obbliga i comuni a tenere conto, a valersi delle risultanze dei fabbisogni standard nel momento in cui vanno a determinare i costi, cito testualmente dal comma 653 della legge 147 del 2013 che entra in vigore con il 2018, nel momento in cui vanno a determinare i costi del servizio smaltimento rifiuti. È una norma complicata perché dà per scontate delle cose che scontate non sono e che ha opportunamente dato luogo ad una messa a punto piuttosto robusta del Ministero dell'Economia, sulla quale poi noi siamo anche intervenuti mettendo a disposizione, oltre che alcune ulteriori considerazioni, ma soprattutto un applicativo così da poter meglio maneggiare il concetto di risultanze dei fabbisogni standard per ottemperare, diciamo, a questa normativa. Qui ci sono una ventina di slide, io cerco di percorrerle con una certa rapidità, insomma, anche per dar modo di poter interloquire con alcune delle domande che verranno fatte, per metterle a disposizione di tutti e così, insomma, cercare di rendere proficuo questo oretto, oretto e mezza. Prego. Questa oretta abbondante che dedichiamo a questo argomento. Colgo l'occasione per ringraziare Francesca Broia e Larissa Minziuk che si sono occupati di organizzare l'incontro e in gran parte di preparare le slide di cui parliamo adesso. Allora, grosso modo cerchiamo di parlare di un primo blocco di cenni sulle peculiarità della Tari, sul rapporto tra costi del servizio e comma 653 e sui punti cardinali delle linee guida del MEF. Un piccolo inserto sui compiti dell'ARERA, perché la stessa legge finanziaria che non ha prorogato l'entrata in vigore del comma 653 su fabbisogni standard nei costi dei rifiuti solidi urbani, mette in funzione una nuova autorità, era l'autorità dei servizi pubblici, gas, energia, acqua, che diventa ARERA, allargandosi alla regolazione, ai poteri di regolazione del mercato e della tariffazione dei rifiuti solidi urbani. E poi una seconda parte, fabbisogni standard, che cosa sono le risultanze e l'aggiornamento dei dati, l'applicativo nostro che abbiamo messo a disposizione da qualche settimana. Questo è un po' l'indice delle cose. Senza farla lunga sulla storia, insomma, noi abbiamo una situazione molto altalenante nell'ultimo ventennio, fine anni 90, con il cosiddetto decreto Ronchi in poi, con interventi normativi a volte convulsi, in particolare con riferimento alle forme di prelievo, soprattutto negli ultimi anni, sono cambiate di nome quattro volte, ci sono stati diversi tipi di intervento sul concetto di corretta ripartizione dei costi sui cittadini, in base a un principio chi inquina paga. Io qui non apro una minima parentesi, insomma, il principio che inquina paga non è esattamente il discorso di far pagare a tutti esattamente per la quantità prodotta, è un concetto un pochino più ampio se uno legge la direttiva europea. Comunque è uno dei protagonisti, diciamo, del dibattito pubblico sull'argomento, e senza citare, perché non possiamo entrare in quel merito, in questa sede, le varie norme che tendenzialmente hanno puntato a detassare parti importanti della base imponibile non abitativa, quindi i magazzini, le aree industriali che sono sempre soggette a tributi speciali, però con una certa tendenza all'estensione di questo concetto di esclusione delle attività industriali e artigianali. Quello che va sottolineato qui è che,
Come abbiamo più volte detto anche in altre occasioni, la diatriba sulle pertinenze abitative Tari, ad esempio, la Tari è un'entrata tributaria di carattere molto particolare. È tributaria sotto il profilo giuridico, ed è però un'entrata a valore predeterminato, non ha niente a che vedere con la potestà impositiva classica. No, il comune ha un limite assoluto nel prelievo della Tari, che è quello di coprire il costo del servizio. Addirittura non è solo un limite, è proprio un obiettivo puntuale e deterministico. Deve recuperare attraverso il prelievo esattamente il costo del servizio, con naturalmente le approssimazioni del caso, perché c'è una precisione in previsione e un risultato a consuntivo, ma insomma il principio è che il prelievo Tari è destinato integralmente e obbligatoriamente alla copertura del costo del servizio, molto diversamente da altri tipi di tributi che devono coprire servizi in senso generale, non specifico e predeterminato. Quindi il Comune ha un ampio potere tecnico-discrezionale in termini tributari, che però si limita alla ripartizione del prelievo, del prelievo predeterminato sulla platea dei contribuenti, cittadini e imprese. Secondo criteri che devono tendere a un buon livello, una buona approssimazione di proporzionalità nella distribuzione del carico. No, di massima, chi produce più rifiuti deve pagare di più, chi produce meno rifiuti deve pagare di meno. Tutti questi concetti sono inglobati nel decreto 158 del 1999, nel decreto Presidente della Repubblica, DPR 158 del 99, che dà tutta una serie di coefficienti, metodi e tecniche per articolare il prelievo con un riferimento parametrico, ma piuttosto fine, per categorie, per numero di componenti e così via, alla produzione di rifiuti, alla potenziale produzione di rifiuti. Non entriamo nel merito di tutti gli aspetti della disciplina della Tari, di qualcos'altro se ne potrà dire, qualcos'altro potrà andare in domande a cui rispondiamo a distanza, ma è per chiarire, insomma, che è un tributo fortemente legato al circuito industriale del tributo, sul quale nel cui ambito la determinazione dei costi non è appannaggio dei comuni. O meglio, i comuni sono una parte del percorso decisionale e tecnico che determina i costi del servizio. Queste cose le abbiamo, questa slide l'abbiamo sostanzialmente già detta, già raccontata, e diciamo, lo stesso metodo normalizzato ci porta a questa conclusione: il piano economico-finanziario del tributo deve essere redatto a cura del gestore del servizio. Il comune se lo fa proprio in qualche modo, deliberandolo e arricchendolo con il meccanismo tariffario, ma tutto ciò, diciamo, evidenzia quell'immagine che abbiamo usato nella nostra messa a punto, la nostra nota di approfondimento sulla circolare MEF, e che già peraltro era presente nella esposizione del MEF, che i comuni rappresentano l'ultimo miglio del procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio. Moltissimi comuni, di fatto, sulla dimensione dei costi hanno poco o nulla di potere decisionale, perché non hanno la loro società in-house che, poniamo, per le grandi città svolge il servizio, e quindi una struttura sulla quale c'è una forte presa in termini di orientamento e di decisionalità, ma partecipano a un ATO, oppure sono uno degli utenti di un'azienda che lavora su territori più ampi e così via. Questo è abbastanza importante, perché in qualche modo mette in questione un aspetto della norma, un pochino, diciamo, una sveltezza della norma, no? Perché la norma, se letta da un altro pianeta, fa sembrare che il comune decide integralmente il valore, il costo del servizio svolto. L'altro aspetto su cui il comune può intervenire è naturalmente un
spinta a riorganizzare il servizio in qualche altro modo, e questo certamente è un tema importante, decidere a valle di un percorso industriale complesso, se si fa un certo tipo di raccolta differenziata o un'altra, se si spinge su aspetti localmente importanti della produzione di rifiuti in maniera efficiente, efficace oppure no, beh, chiaramente questo avrà un riferimento e un riflesso sulla variazione dei costi del servizio. E gli strumenti che hanno a disposizione i comuni quindi sono variegati, ma non portano a una diretta determinazione del costo. Quindi non va sottovalutato ciò che il comune, indipendentemente dalla sua dimensione e capacità tecnica, eccetera, può fare, ma va visto il suo ruolo, deve essere visto all'interno di un processo in cui figurano attori diversi. Cosa accade? No, noi diciamo qui due nuove norme contenute nella legge di bilancio pongono i riflettori su due aspetti, in realtà su uno solo sostanzialmente. I costi del servizio espressamente messi a confronto in qualche modo con le risultanze dei fabbisogni standard ad opera del comma 653 della legge 147-2013, di cui diciamo non è stata prorogata l'entrata in vigore perché qualche motivo di ulteriore proroga ci sarebbe pur stato, e la costituzione dell'ARERA, cui vengono affidate una serie di funzioni di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti. Di fatto i riflettori si accendono su un punto, sul quale peraltro i giornali hanno parlato, no? Recentemente c'era un paginone sul Sole 24 Ore. In queste condizioni, in cui la legge regola soltanto un punto più un tema di ripartizione, cioè il fatto che c'è un'entrata che deve coprire interamente i costi del servizio, non c'è un presidio adeguato di tipo nazionale o comunque un meccanismo che agisca in maniera efficiente e visibile sul controllo dei costi del servizio. Cioè, ci sono differenze di costo molto importanti, le vedremo con un paio di slide tra poco sui fabbisogni standard, su cui non ci sono strumenti particolari per dire questo costo è troppo alto, questo costo è troppo basso. Interveniamo perché il gestore non carichi il costo chilometro raccolta e trasporto dei rifiuti di 5 euro invece che di 3,5. Ecco, faccio esempi, diciamo, di carattere parametrico, industriale, che potrebbero essere dentro un sistema, come sono per esempio all'interno dei sistemi di regolazione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua. E quindi nell'opinione pubblica e nel sistema politico-amministrativo viene sentito un tema di controllo dei costi. Per riportare a una situazione di spiegabilità e razionalità il fatto che in un comune del Veneto o in un comune delle Marche o in un comune della Basilicata, magari simili sotto aspetti dimensionali, per esempio, si può spendere per il servizio rifiuti significativamente di più o di meno, appunto, a confronto gli uni con gli altri. Vediamo in primo luogo l'applicazione del comma 653, cioè quello che dice sostanzialmente, nella determinazione dei costi di gestione del servizio, che per inciso sia chiaro, riguardano costi di investimento e esercizio, qui c'è un piccolo errore di ripetizione, e i costi di smaltimento in discarica, come dice la legge il 158, i comuni si devono avvalere anche delle risultanze dei fabbisogni standard. L'abbiamo già accennato, sarebbe stato più opportuno rimandare ulteriormente la norma perché la sua applicazione non è così facile e diretta, anche considerando che nel momento in cui si danno ad una nuova autorità importanti poteri che vedremo rapidamente tra poco, forse si dà atto già nella stessa legge di bilancio 2018 che c'è una complessità, no? C'è un insieme di soggetti, di driver, di aumento, diminuzione di costi, eccetera, che vogliono essere trattati, come dice la legge, attraverso addirittura l'impegno di una nuova ed apposita agenzia di controllo. E già il MEF, nelle sue linee guida, ci
fa una sorta di disclaimer, no? Punta in qualche modo a mitigare, no, l'impatto della norma, dicendoci che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per valutare l'andamento della gestione del servizio. In particolare, aggiungiamo noi, non possono costituire un riferimento diretto di carattere aritmetico, cioè un confronto tra due numeri, no? Valore dei fabbisogni standard e costo effettivo del servizio, per stabilire se il costo del servizio rifiuti è troppo alto o troppo basso per una determinata collettività. Questo è un primo punto di grande importanza. Sempre dalla nota del MEF, la disciplina della Tari presenta già una sua completezza in termini di individuazione dei costi per predisporre il piano finanziario. Questa è un'altra cosa molto importante, cioè l'introduzione di un nuovo elemento di riferimento non fa venire meno il meccanismo formazione del PEF, presa ad atto del comune e definizione delle tariffe, che è completamente determinato con la legge. L'utilizzo quindi delle risultanze dei fabbisogni standard, quindi già il testo normativo del 653 non dice il numero assoluto dei fabbisogni, tra l'altro i fabbisogni standard, come giustamente viene ricordato, mi pare anche nella circolare IMF, sono pubblicati come numero finale in termini di coefficienti di riparto, vuol dire che fatto 100 il totale del fabbisogno stimato a livello nazionale. Si definisce una quotierella percentuale 0,00 qualche cosa di ciascun comune, quindi già da lì, insomma, il ritorno a un dato in euro di valore assoluto è un'operazione che deve essere fatta. E quindi è un ulteriore elemento da tenere in considerazione e che si aggiunge a quelli che ordinariamente utilizziamo per la redazione del PEF o vengono utilizzati dal gestore. Scusate. E quindi il comma 653 richiede in sostanza che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza per far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo che superino lo standard e che non abbiano riscontro in livelli di servizio più elevati. Qui c'è un punto che riguarda poi tutti i fabbisogni standard, no? Definita una qualche misura in euro monetaria dei fabbisogni, noi con i fabbisogni standard del comune X per qualsiasi servizio non indichiamo ciò che è giusto che quel comune spenda o non spenda. Noi indichiamo un valore di riferimento che è il valore ideale in condizioni di normalità e medietà di erogazione del servizio. Se io passo 2 volte la raccolta per scelta che faccio e rispetto ad una media generale per cui la raccolta passa una volta sola al giorno, faccio un esempio banale ma concreto ed effettivo, io avrò un costo maggiore che può tranquillamente esulare dallo standard senza che questo significhi una eccessiva costosità. È un tema da qualità del servizio, da intensità del servizio, che produce variazioni che possono essere anche significative dai fabbisogni. Quindi questo è un ulteriore elemento di carattere generale molto importante per capire in che modo poi si possono confrontare i fabbisogni e gli elementi di costo, come vedremo, che dai fabbisogni tiriamo fuori per poter definire un confronto prospettico più adeguato, più ragionevole. Il 2018, dice ancora il MEF, può essere ritenuto un anno di transizione, e in attesa di poter più efficacemente procedere a una compiuta applicazione della norma, insomma, di vedere le strade più opportune e sensate per arrivare ad un'applicazione della norma più compiuta. E questo porta perfino qui la circolare era scritta a cavallo della decisione poi di spostare il termine di deliberazione dei bilanci. Che era un termine molto importante, è un termine molto importante anche per definire le tariffe del
della Tari, e ciò porta il MEF a ritenere che i comuni che abbiano già approvato i propri PEF e deliberato in conseguenza le tariffe non siano tenuti a rivedere questi provvedimenti. Qui lo chiosiamo un pochino, questo significa anche che nel momento in cui, come è normale già da qualche settimana, i comuni abbiano nella gran parte avviato le procedure di adozione in giunta e di discussione del bilancio, si tratta di smontare il percorso e rimontarlo, ma semmai di introdurre nel percorso una presa di cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard, anche sulla base dei dati numerici che abbiamo cercato di rendere più facilmente accessibili a tutti, anche nel corso della discussione del bilancio di previsione, senza dover smontare dal punto di vista procedurale il percorso intrapreso. Infine, o quasi infine, c'è un'altra slide sulla nota MEF, ma precisa che il MEF precisa che bisogna definire meglio la fonte informativa per stabilire di quali risultanze si tratta. In primo luogo, la fonte informativa corretta non è l'informazione contenuta in Open Civitas, che è il sito di SOSE e del Dipartimento delle Finanze, che pubblicizza anche con qualche, insomma, sconfinamento su cose che non sono esattamente fabbisogni, ma insomma pubblicizza i risultati dei fabbisogni standard sia per servizio che nel loro complesso. In primo luogo perché i dati pubblicati non sono aggiornati, cioè sono dati derivanti dal modello 2013 e non ancora aggiornati neanche sui dati di riferimento 2015. In secondo luogo, le condizioni di gestione del servizio e le scelte del comune vanno proiettate la previsione 2018. Quindi noi cerchiamo di confrontare il meccanismo che produce un piano previsionale rispetto a un fabbisogno standard che normalmente guarda al passato. Il fabbisogno standard è il risultato di un'elaborazione più o meno complessa, più o meno veritiera, più o meno raffinata, che prende dati di 2, 3, 1, a seconda dei casi, anni precedenti. Quindi noi dobbiamo fare in modo, e questo è lo scopo sia degli allegati alla nota del MEF che del nostro applicativo, di proiettare alle previsioni 2018 le poche peraltro variabili che si prendono in considerazione, poi le vediamo in dettaglio, ma insomma per dire se io tra il 2015, che sono gli ultimi dati che sono pubblicizzati, pubblicati e reperibili per tutti i comuni, decido di passare una raccolta differenziata dal 50 al 65%, beh questo deve avere un effetto, quindi deve produrre un cambiamento nel mio valore di fabbisogno standard. Quindi la linea indicata dal MEF, molto opportunamente, è di considerare non il risultato finale del fabbisogno già noto, pubblicato, ma di considerare le diverse componenti di costo inserite nel modello di calcolo dei fabbisogni, attualizzandole alla previsione 2018 e costruendo così la risultanza del fabbisogno standard che è propria di ciascun ente ed è quella più correttamente da quella costruita è quella più correttamente da considerare nel momento in cui ci si deve avvalere di quella per fare qualche considerazione di rapporto con i propri costi effettivi. Questo è molto importante per chi si è mai occupato di fabbisogni, ha sentito qualcosa, ha letto qualcosa, perché si passa da un concetto di fabbisogno a un concetto di componenti di costo che producono il fabbisogno. Perché lavorando sulle componenti di costo si può ridefinire il risultato di fabbisogno tenendo più conto di quanto il fabbisogno standard generalmente fa, delle condizioni operative e delle scelte anche politico-organizzative, tecniche che il comune fa nella gestione dei rifiuti, addirittura nella prospettiva della previsione 2018. Quindi i costi barra fabbisogni standard, chiamiamoli così per rendere ragione di questo scivolamento verso una considerazione di componenti di costo, possono rappresentare un ulteriore strumento a disposizione dei comuni per valutare l'efficienza della propria gestione.
Ma, e torniamo sul discorso a cui accennavo qualche slide fa, un comune può presentare una spesa effettiva o storica, come la chiamiamo, più alta del fabbisogno, non necessariamente per motivi di propria inefficienza, propria o del gestore o della filiera che determina questi costi, ma perché a fronte di una spesa più alta offre servizi maggiori rispetto a quelli che sono incorporati nel concetto medio di fabbisogno standard. Allo stesso modo, al contrario, un comune che ha una spesa storica più bassa del fabbisogno non è detto che eroghi servizi in modo più efficiente. Potrebbe corrispondere a questa spesa più bassa un'offerta di servizi più povera, minore, rispetto a quello che è il livello considerato nello standard. Infine, un'informazione di servizio che dovrebbe essere abbastanza nota, perché è scritta in tutte le note sia del MEF che nostre di queste settimane, il comma 653 è applicabile solo per i 6.600 enti circa per i quali sono calcolati è stato elaborato il modello dei fabbisogni standard, perché come ricorderete, i fabbisogni standard sono applicati soltanto per i comuni delle regioni a statuto ordinario. E quindi non comprendono non solo le regioni a statuto speciale del Nord Italia, Trentino-Alto Adige, Val d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, che hanno legiferato e sono completamente autonome in tema di regolazione finanziaria dei comuni e delle province dove ci sono, ma anche non sono disponibili fabbisogni standard anche per i comuni, nemmeno per i comuni della Sicilia e della Sardegna, per cui questa nuova prescrizione per questi enti non può essere applicata, non essendo disponibile il modello di calcolo, la possibilità di giocare sui vari parametri e così via. Molto rapidamente, io non le leggerò tutte quante, insomma, l'ARERA peraltro è all'inizio, quindi prima di vedere qualche risultato concreto del lavoro di questa nuova agenzia passerà forse un anno o due. Però è significativo che proprio per quel riflettore acceso sulle differenziazioni di costo, no? Sulla razionalità o meno dei costi che i cittadini e le imprese subiscono in relazione al servizio dei rifiuti solidi urbani, siano state attribuite a questa agenzia, quindi con poteri importanti di indirizzo e di controllo, una serie di competenze piuttosto importanti, qui le chiamiamo competenze amministrative, insomma sono le competenze tipiche dell'authority, a parte fatti più tecnici di controllo a monte, cioè la garanzia di separazione contabile e amministrativa della gestione, no? Per poter sempre riferirsi ad una gestione industriale del servizio rifiuti solidi urbani, anche quando, come succede in tante parti d'Italia, l'azienda gestore è un'azienda multi-utility, quindi ha magari energia elettrica, acqua o qualcos'altro tra le proprie attività. Ma la valutazione dei costi e delle prestazioni per aree geografiche e per categorie di utenti, quindi un elemento di valutazione delle differenze, indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni. E qui stiamo parlando non di confronto da un numero con un altro soltanto, ma di numeri piuttosto articolati che vanno costruiti sulle varie linee di prodotto e di attività che caratterizzano la produzione del servizio rifiuti solidi urbani. Definire livelli di qualità e vigilare sulle modalità di erogazione dei servizi, cioè dire il minimo che si può avere è questo, o no, la qualità a cui tendere è questa per il servizio. Definizione di schemi tipo di contratti, quindi inserirsi, giustamente se devi controllare, devi entrare nel meccanismo contrattuale tra enti, ATO e gestore, quindi suggerire formalizzazioni contrattuali di un tipo invece che di un altro, superando magari attuali incertezze, confusioni o ambiguità che magari per interesse o per distrazione permettono livelli di servizio non chiari o difformi da quello che si attende.
La definizione e l'aggiornamento della metodologia per la determinazione delle tariffe, quindi qui abbiamo un altro soggetto, oltre al Ministero dell'Ambiente, di concerto con l'Economia, se non ricordo male, deputato a dare direttive sulle tariffe. No? Quindi è una competenza molto rilevante e piuttosto incidente su quello che è, poi lo vediamo tra un attimo, il potere che è tipico del Comune, che è proprio quello, più ancora della determinazione dei costi, come dicevamo, di ripartire attraverso le tariffe il criterio in un modo, il carico in un modo o nell'altro. Fissazione di criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, quindi discariche o impianti di vero e proprio trattamento. Questa è un'altra cosa importante perché è una componente di costo esogena sostanzialmente, il Comune non può cambiare impianto forse, ma il gestore che serve il comune può cambiare impianto, ma sono dei costi importanti su cui l'ARERA pure può intervenire. Oltre a questo, il ragionamento dall'altro lato, diciamo, ma anche se gli utenti c'entrano molto su alcune delle, su diverse delle potestà appena elencate, una tutela anche diretta dei diritti degli utenti, quindi credo che adesso non c'ho sotto mano la dicitura esatta, ma credo che l'ARERA potrà essere un, come accade per altre autority, un punto di riferimento diretto tra un cittadino che si ritiene vessato o e ritiene di avere un diritto da far valere in tema di rifiuti solidi urbani e potrà rivolgersi direttamente all'autorità. L'approvazione delle tariffe proposte, qui sembrerebbe, forse è detto in maniera un po' troppo svelta, ma comunque oltre alla definizione e aggiornamento delle metodologie c'è anche un qualche potere diretto sulla messa in questione delle tariffe definite a livello di ambito oppure per gli impianti di trattamento, ma è il contraltare, diciamo, della definizione di quelle metodologie che accennavamo prima, e la verifica di una buona pianificazione, che i piani contengano le cose giuste. Naturalmente la formulazione di proposte, anche di tipo normativo. Quindi, come si vede, un impegno a tutto campo, cioè su tutti i principali temi della gestione del servizio di rifiuti solidi urbani, che nel giro di qualche tempo produrrà dei risultati in termini di regolazione, di intervento e ben più articolati. Ecco, questo mi preme, anche su questo noi avevamo come ANCI, IFEL, sostenuto, ottenendo tra l'altro un assenso verbale di tutti quanti i nostri interlocutori, parlamentari, governativi e ministeriali, la richiesta avevamo motivato la richiesta di prolungare ancora l'entrata in vigore di questa avvalersi dei fabbisogni standard, perché chiaramente le basi informative necessarie per entrare nel discorso dei costi, come dimostrano anche i poteri dati all'ARERA, sono molto più ampie del ragionamento su quanto spende un comune per il servizio, cioè le componenti di questi costi sono anche di più e più articolate di quelle che poi adesso vedrete sono considerate nel modello di regressione relativamente semplice che usiamo per i fabbisogni rifiuti. Sottolineiamo che le tariffe sono di competenza dei comuni, qui non facciamo tutta la pappardella, ma insomma è una riserva precisa posta dalla legge di istituzione della Tari, tra i poteri regolamentari c'è proprio la determinazione delle tariffe col comma 682 del 147, della legge 147. Naturalmente è chiaro che, lo vediamo insomma in questi giorni, a me anche capita di vederli, no? Le aziende, i gestori producono diverse versioni tariffarie perché, come sappiamo, produrre uno schema tariffario della Tari è un lavoro, cioè non è fissare l'aliquota un po' più su, un po' più giù, insomma ci sono tanti coefficienti da rispettare e quindi dei risultati in termini di carico fiscale che vanno valutati e che il Comune deve valutare, quindi la proposta, il supporto tecnico che il lato, il gestore, che qui ci siamo diventati
giudicati, che invece conta forse di più del lato, esprime, è normale, è ovvio che ci sia, ma la potestà resta in capo al comune, né viene smentita da quell'articolo 3 bis, anzi dal comma 1 bis, articolo 3 bis del 138, su cui si è discusso negli anni scorsi, che dà una competenza pervasiva, totale, su tutti i servizi a rete, compresi i rifiuti, alle ATO, ad ambiti ottimali, dando poi una serie di obblighi spesso disattesi in altri commi, eccetera. Ripeto, ivi compresi i rifiuti, compresa la determinazione delle tariffe, ma per quanto di competenza. E l'inserimento del per quanto di competenza vuol dire, senza alcun dubbio, nonostante qualche tentativo c'è stato a livello amministrativo, abbiamo visto recentemente con l'ambiente sulla tariffa puntuale, su anche si è riflettuto su questo parlando di assimilazione, insomma c'è qualche tentativo contrario, ma per noi non c'è dubbio che il per quanto di competenza fa esattamente salvo, è messo appositamente per far salve leggi specifiche, che qui non parliamo di lex specialis, sovravveniente, non sovravveniente, qui parliamo di una legge specifica, un ordinamento specifico che non è derogabile se non espressamente, che è la potestà data dalla legge 147 ai comuni nella determinazione delle tariffe. Quindi il per quanto di competenza limita, almeno nel campo dei rifiuti, non so se ci sono altre norme specifiche di altro genere che non riguardano i comuni, ma almeno nel campo dei rifiuti, limita la competenza pervasiva delle ATO a definire i servizi, dare tutta una serie definizioni di erogazione del servizio, escludendo appunto la determinazione delle tariffe che restano di competenza dei comuni. Quindi l'istituzione dell'ARERA e l'esistenza di strumenti di area vasta largamente diffusi anche nel campo dei rifiuti concorrono, insomma, a definire una sorta di governance multilivello piuttosto complessa, nella quale l'ARERA stessa e forse anche il sistema normativo si produrrà in modelli di gestione di circuiti decisionali determinati e così via, nel quale si tratterà di lavorare verso uno scopo fondamentale, quello di abbattere gli extracosti non giustificati. Quel riflettore di cui parlavamo prima, insomma, sostanzialmente si concretizza nel lavoro di abbattimento degli extracosti non giustificati. Ci sono tantissimi comuni che in questo tema già sono molto avanti e dimostrano che è possibile, interagendo con le proprie ATO, col proprio gestore, con la propria regione, a seconda dei vari ordinamenti, che anche a livello regionale abbiamo delle differenze enormi nell'assetto industriale del servizio, la disponibilità di impianti e così via, e abbiamo sicuramente altrettanti enti che invece hanno scarsa voce in capitolo, non usano i loro poteri, per pochi che possano sembrare, quindi una situazione nella quale nessuno può rispondere pacificamente alla domanda: stiamo pagando il prezzo giusto per il servizio che ci viene reso. Qui segnaliamo per nostra pubblicità, diciamo, credo siano già annunciati i webinar che faremo il 14, il 22 marzo e il 5 aprile sulla tariffazione puntuale dei rifiuti solidi urbani, dove io vi raccomando a chi si interessa direttamente di queste cose, quindi non è necessariamente un tema strettamente finanziario, perché il punto qui non è parlare di tariffa puntuale verso o contro Tari, il problema è trovare strumenti di tariffazione migliore. Il concetto di tariffazione puntuale può diciamo essere gemello di un concetto di tariffazione migliore, più responsabilizzante, chiamiamola come vogliamo, sia in regime di tariffa puntuale come da comma 687, se non sbaglio, della 147, quindi un prelievo diverso dal tributo, che attualmente è considerato un corrispettivo, speriamo bene con le corti che non faccia la fine della sentenza della Corte Costituzionale che alla fine degli anni 2000 mise in mora la TIA, ma anche
criteri di miglioramento, di puntualizzazione, di maggiore responsabilizzazione della tariffa applicabili all'oggetto tributo, alla Tari tributo. Perché queste due cose sono assolutamente sostanzialmente indifferenti. Si può essere molto spinti in un sistema di tariffazione migliorato e tendente al puntuale nel prelievo tributario, e si può essere, alla luce anche dei criteri necessariamente vaschi che il Ministero dell'Ambiente ha prodotto sul tema della tariffa puntuale, forse un po' meno puntuali anche nell'applicazione del tributo puntuale. Cioè, quindi è un problema di modelli di tariffazione, non tanto di forma del prelievo. Questo è quello che vogliamo, ci sforziamo di far capire, anche per accendere un interesse di merito su questi temi della tariffazione. Quindi non è un discorso che deve interessare solo chi ha già deciso o sta decidendo di entrare nella forma di prelievo corrispettiva denominata Tari corrispettiva. Qui è il disegnino che naturalmente non fa male, ma che ci dice semplicemente che qui abbiamo un ulteriore strumento col quale potremo entrare in collisione, potremo essere aiutati. Noi speriamo che sia naturalmente un buon strumento di orientamento dell'intero sistema, in cui enti di governo, gestori di servizio, ARERA e tra gli enti di governo i comuni, naturalmente, dovranno interagire attraverso grandi linee che sono qui molto semplificate, ma ci dicono che appunto proposte e metodi tariffari, proposte e obblighi di organizzazione e organizzazione del servizio dal punto di vista industriale e meccanismi di contrattualizzazione dovrebbero appunto convergere verso un sistema di trasparenza dei costi e di riduzione di inefficienza. Entriamo nella seconda parte, in ritardo come a volte mi accade, chiedo scusa. Allora, qui parliamo delle risultanze dei fabbisogni standard e velocemente sui dati. Noi abbiamo, qui mettiamo a confronto per classi dimensionali, queste sono le medie dei comuni da meno di 1000 abitanti fino a oltre 250.000 abitanti, il confronto tra spesa storica e costi standard, no? I nostri fabbisogni standard sono scritti in rosso, sono le colonnine rosse. I costi effettivi osservati nel 2015 sono messi in colonnina blu. Quindi vediamo che ci sono differenze già in media, qui stiamo parlando di migliaia o decine di comuni all'interno di ciascuna fascia, sono anche abbastanza significative, no? E questo vediamo altrettanto su scala regionale. Qui è la stessa cosa come rappresentazione di medie regionali in tutte le regioni. Già questo ci fa vedere, insomma, che il tema dell'articolazione dei costi è importante. Ripeto, mai pensare che dove si spende di più c'è più inefficienza tout court, senza altri ragionamenti, perché le motivazioni alla base possono essere molto diverse. Una regione pianeggiante come in massima parte il Veneto è probabile che abbia in media, o il Molise, no, in media meno costi di una regione montuosa come la Liguria, no, che ha infatti costi, sia costi che fabbisogni, maggiori. Quindi sono ragionamenti che per arrivare a delle conclusioni vanno molto più approfonditi, ed è anche per questo motivo che mostriamo una sintesi grezza di questo genere per fasce dimensionali e regioni. Sulle fasce dimensionali vediamo che nelle fasce più basse noi notiamo un costo standard addirittura maggiore, quindi ci aspetteremmo un costo maggiore di quello che ci dice la spesa storica. Questo per dire che evidentemente nel modello dei fabbisogni standard il tema della difficoltà di presidio del servizio, che è tipico dei comuni soprattutto fino a 1000 abitanti in realtà, no, fino a 5000 diciamo, queste due fasce qua sopra, viene recepito in maniera piuttosto significativa, tanto che quando andiamo a vedere i costi effettivi abbiamo dei costi sistematicamente inferiori. E
Quel confronto qui lo articoliamo in una slide più brutta, ma molto più significativa e importante, in scostamenti tra valore standard 2015 e spesa storica 2015 per entità degli scostamenti. Quindi noi qui evidenziamo che ci sono 2.900, sapete che in tutto sono 6.000, quindi sono quasi tutti i comuni, 5.300 perché alcuni non c'è la disponibilità della spesa 2015. In questo universo di comuni, no, noi abbiamo un po' più della metà in cui i costi standard sono maggiori, cioè la spesa storica è inferiore al costo standard, questi 2.900. Prego la lista naturalmente di correggermi senza pietà se sbaglio, e un po' di meno, della metà, 2.400, che hanno una spesa storica maggiore del costo standard, del fabbisogno standard, quindi dove questo scostamento costi meno spesa storica è negativo. Quindi c'è una variabilità molto ampia che è qui classificata, tra l'altro, no? In basso ci sono quelli che. Qui scusate, non riesco. Ecco. In basso ci sono quelli che. Vediamo se c'è un puntatore. Dove sta in alto? Accanto a disegna. No, scusate, così evito di. Ah, perfetto. Evito di rovinare il. No, lo rovino lo stesso, quindi non importa. Non importa, non è un problema. Sì, eliminiamolo. Va bene. Perfetto. Scusate. Quelli evidenziati in rosso sono le situazioni più critiche, che fortunatamente potremo arrivare pure a una spesa storica maggiore per il 30%, va bene, un costo standard inferiore di oltre il 30%, però restano un'importante minoranza di comuni. Ne abbiamo 200 con uno scostamento peggiorativo, tra virgolette, con costi maggiori in maniera significativa, oltre il 40%, rispetto allo standard calcolato, sarebbero 450 quelli che superano il 30%, quindi insomma stiamo parlando di un'importante minoranza dove c'è uno scostamento peggiorativo, diciamo in termini di spesa maggiore dello standard, piuttosto significativa. Questo è uno schema ipersemplificato del fabbisogno standard per capire le variabili che andiamo a vedere tra un attimo. Questa è una semplice retta di regressione, un modello in cui si mettono dentro tutti i dati, qui ne abbiamo messi due perché per semplificare, i dati della regressione dei rifiuti sono un pochino più complicati, sono 6-7 variabili, ma se fosse un modello semplice con una variabile dipendente che è la spesa storica, vogliamo spiegare la spesa storica, va bene? La Y, in funzione di quanto è la raccolta, la percentuale di raccolta differenziata, una cosa ipersemplificata, tanto le regressioni funzionano sempre in qualche modo, non è che ci serve di farle raffinate per far capire due cose essenziali, no? Noi avremo tutti i comuni che sono i punti celesti, articolati più o meno intorno a un certo valore. Questo valore è quello calcolato da questa retta y uguale a più bx, che ci dà l'interpolazione. La regressione è semplicemente l'interpolazione secondo uno schema che minimizza le distanze tra i punti e la retta che vado a calcolare, che è quella medietà che dicevo di considerazione del risultato. Cioè il livello medio è quello che viene rappresentato dalla retta, che idealmente sintetizza l'andamento di tutti i comuni. Naturalmente qui chi ha fatto lo schema è stato abbastanza benevolo, questa retta è vicinissima a tutti questi punti, in tanti casi, come abbiamo visto prima, no, si può discostare anche di molto, anche del 30, 40, 50%.
Però il concetto è questo: noi individuiamo un livello di base che è quello dove non c'è nessuna perturbazione, che è qui, dove la retta si interseca con l'asse verticale, che sono, come vedremo tra poco, 294,63 euro, se non sbaglio, che è un costo tonnellata, un costo di base indipendente da qualsiasi variazione. A quel costo che ci dice questo modello, che è quello di base, che non è influenzato da nulla, solo dall'esistenza del servizio, aggiungiamo l'andamento di diverse variabili. Questo è quello che si va a fare con il meccanismo dei fabbisogni e che si va a migliorare con il meccanismo applicativo che abbiamo pubblicato. Quali sono in realtà le variabili e le differenze che noi consideriamo nel modello? Va bene, intanto abbiamo l'intercetta, quella che dicevamo in questa slide qua, quella dove il modello si va a intersecare, la retta si va a intersecare con l'asse verticale, che spiega la stragrande maggioranza del costo. Insieme ai cosiddetti fattori di scala, che sono il motivo per cui i comuni piccoli vengono anche a livello di fabbisogni valutati più elevati. Cioè noi diciamo che c'è un fattore che vale 6.000 e qualche centinaio di euro, che al di sotto di una certa cifra si aggiunge, agisce come base al di sotto della quale non si può andare anche per comuni piccoli e piccolissimi. Quindi questi dati di base, l'intercetto e i fattori di scala, spiegano il valore del fabbisogno per l'85%. Devo fermarmi? E dicevo, l'intercetta, cioè quel valore in cui il modello interseca l'asse verticale, che sono, lo vediamo tra poco, 294, eccolo qua, 294 e 64 euro, spiega la gran parte del costo. No? Cioè, se mettiamo insieme i vari dati dei comuni, 294 euro per tonnellata è un costo medio piuttosto significativo. A questo noi aggiungiamo nel modello la percentuale di raccolta differenziata, che è un punto di qualche rilievo, soprattutto per alcuni comuni, in media non conta moltissimo, conta l'1,47%, le modalità di svolgimento del servizio, tipicamente direttamente o indirettamente, ma in proprio, attraverso l'unione dei comuni, attraverso altre forme simili, alcuni prezzi dei fattori produttivi, tipicamente la benzina, l'appartenenza a una certa regione, perché abbiamo visto che, e questa è una debolezza del modello dei fabbisogni, che se non mettiamo una differenziazione stupida, si chiama dummy la variabile, proprio vuol dire stupido anche in inglese, che dice che tu sei diverso, non sappiamo per quali altre cose, ma perché appartieni alla regione X rispetto alla regione Y e viceversa, ci perdiamo un bel po' di variabilità, dei costi osservati. E lo stesso vale per una divisione di tutti i comuni italiani in cluster, che è una cosa più statisticamente raffinata, ma il concetto è considerare come variabile stupida, che però spiega un pezzo di cose importanti che non riusciamo a spiegare con altri meccanismi del modello, l'appartenenza a un certo gruppo omogeneo di comuni. Abbiamo individuato 14 cluster, ciascuno dei quali porta ad una variazione rispetto a questa media e alle altre variabili che ho appena detto e che aiuta appunto a spiegare questa variabilità importante che noi osserviamo. Come dicevo, i costi standard comunali sono determinati in gran parte dal contributo dell'intercetta, cioè del valore medio nazionale senza altre specificazioni, 294 euro virgola qualcosa. Ci sono pochi altri fattori che permettono di ulteriormente differenziare e sono quelli che ho appena accennato e che adesso ripasseremo in rassegna. Questi ragionamenti portano a definire, cioè ci hanno portato a definire il modello che è già quello, lo schema che già è quello dell'allegato 2, se non sbaglio, della circolare del MEF, in cui si producono i valori conosciuti, i cosiddetti valori di default.
E questi valori di default sono quelli noti da varie fonti, i questionari dei fabbisogni standard, l'ISPRA e così via. Quali sono questi valori? Beh, intanto quelli anagrafici. Il comune è il comune, la regione di appartenenza è un dato stabile, definito, il cluster di riferimento anche. La forma di gestione nota è una sola. E la quantità di rifiuti è quella derivata dai dati dei questionari 2015. Fermiamoci già solo su questo. Qui noi non possiamo aggiornare nulla in termini di comune, regione e cluster di riferimento, ovviamente, sono dati geografici quelli, ma possiamo, per esempio, aver cambiato la forma di gestione, no? Nel corso di questi 3 anni che ci separano dal 2015, che sono i dati noti, al 2018, che è la nostra prospettiva informazione per poter confrontare con maggior ragionevolezza un dato standard con un dato di costo effettivo. Quindi, nella prima parte ci sono queste variabili, quasi tutte non modificabili. Costante, regione e cluster. Le forme associate sono modificate qui, possono essere modificate qui in questa cella che abbiamo appena detto. Nella seconda parte, la dotazione provinciale di infrastrutture, gli impianti, i costi dei fattori produttivi e il cosiddetto contesto di domanda-offerta, cioè raccolta differenziata e distanza tra il comune e gli impianti, ci sono dei dati che possono essere aggiornati in relazione alle caratteristiche previsionali dell'ente. I valori di default sono quelli che appaiono nella colonna celeste del nostro schema. Nella colonna blu c'è la possibilità di operare i cambiamenti che siano ritenuti opportuni e giusti. Questo è un dato, è un file, uno schema reale, un comune lombardo, quindi fa parte della Lombardia, fa parte del cluster 10, che è uno dei cluster in cui abbiamo raggruppato i comuni. Produce un piccolo comune, se non sbaglio, produce 1023,73, il punto sta per virgola qui, 1023 tonnellate di rifiuti, ha queste caratteristiche diciamo osservate nel 2015. Il suo costo standard unitario è un po' più basso della media nazionale, 277 euro e 69 invece che 294 per l'azione di questi vari elementi, la regione è ben servita, il valore della raccolta differenziata è un po' più basso della media nazionale, sì, della media nazionale, guadagna un pochino in termini di euro tonnellata, ecco, per vedere come funziona. Dal fatto che la sua distanza tra gli impianti, la distanza media degli impianti è di 76 km invece che di 32, vedete? Qui la sua distanza effettiva 2015 è 76, la sua distanza attuale, il valore medio delle distanze su cui è costruito il modello è 32. Questo gli porta 18 euro per tonnellata di costo standard in più, così come una raccolta differenziata meno pronunciata gli porta 7 euro e mezzo in meno di raccolta differenziata. Questo è un po' il modo di funzionare. C'è un calcolo che si basa sui valori 2015, c'è la possibilità che il comune modifichi i dati che sono modificabili, cioè quelli della seconda parte del modello. Questo è un esempio di modifica dei valori dello stesso comune. Non lavora più in gestione diretta o indiretta. Diretta o indiretta significa me lo faccio in economia o lo faccio attraverso un agente, un gestore. Ma sempre singolarmente. Lavora con un'unione di comuni e la sua produzione di tonnellate è cresciuta a 1500 tonnellate. Il suo valore, il prezzo medio della benzina è diverso da prima, adesso poi lo guardiamo in comparazione. E sono diversi i valori di raccolta differenziata, 65% invece che 38%, raggiunti o prospetticamente da raggiungere nel 2018, e è aumentata la distanza dagli impianti. Questo è possibile? Sì, certo, è possibile perché possono essere cambiate certe situazioni.
diciamo anche nella nostra nota, tu potresti addirittura servirti di un impianto che è fuori provincia perché organizzativamente il tuo gestore questo fa e quindi è possibile che ci siano cambiamenti di quel tipo. Si ricalcolano e si costruisce la distanza media ponderata che è diventata in questo caso 80. Il suo valore medio in queste condizioni è aumentato a 292 euro per tonnellata. Se vedete, mi pare che nella successiva ci sia il confronto, eccolo qua, no? Sul valore 2015 saremmo stati a 277 euro per tonnellata, sul valore 2018 stiamo a 292 euro per tonnellata, per di più è significativamente aumentato la quantità di rifiuti prevista. E questo porta ad un costo significativamente più alto di quello, sempre standard, ma significativamente più alto di quello che sarebbe stato calcolato sulla base dei dati oggi disponibili, 284.000 euro, sulla base dei dati disponibili oggi, lo standard aggiustato e la dimensione, della produzione di rifiuti, ma aumentata, portano a 440.000 euro, 439.000 euro, di costo. Il valore di riferimento, la risultanza del fabbisogno standard al quale far riferimento per ottemperare al 653 è questo valore modificato. Ripassiamo in rassegna le variabili che abbiamo considerato. Come vedete, è un modello molto semplice, ora al di là della complicazione, spesso è più difficile raccontarlo che vederlo sul modello, no? Ma al di là della complicazione, rispetto ai compiti che un'ARERA ha, no, in termini di dare direttive sui costi, eccetera, quindi capire le varie componenti di costo, qui noi abbiamo un riferimento abbastanza semplificato alle varie componenti possibili di costo. E aggiustato e, tra virgolette, arricchito proprio per la difficoltà del modello di spiegare tutta la variabilità, con quel discorso di considerare l'appartenenza a una regione e l'appartenenza a un cluster omogeneo sotto diversi profili. Quali sono quindi le variabili che noi stiamo considerando? Il valore dell'intercetta, che volgarmente possiamo considerare la media semplice, diciamo, dei costi priva di qualsiasi influenza ulteriore sulla condizione operativa pratica del comune. Rappresenta il costo medio del servizio per tonnellata, osservato sul campione dei comuni oggetto di stima. Qui c'è una piccola cosa tecnica ulteriore da dire. Noi lavoriamo su 6.000 comuni in termini di applicazione del valore standard, eccetera, 5.400 li abbiamo potuti confrontare col valore storico del 2015, eccetera. Ma la pulizia e la chiarezza dei dati, dei questionari, quindi la disponibilità di dati robusti, ci porta poi a fare, ci porta prima di applicare il modello a tutti quanti, a calcolare i coefficienti del modello su un numero minore di comuni. Quindi, pur avendo raccolto dati su circa 6.000 enti, quindi 6.000 enti hanno dato delle informazioni su questo, parecchie delle informazioni di questi 6.000 enti sono apparse incongrue, con errori di sbaglio o incongruenze non spiegabili, eccetera, per cui comuni validati, il numero di comuni validati è minore, sarà 2-3.000, e su questo è stata fatta la regressione, il calcolo e il calcolo dei coefficienti. I valori relativi, la seconda variabile non modificabile, la seconda e la terza, sono i valori dei coefficienti relativi alla regione e al cluster di appartenenza. Quindi sono numeri collegati alla regione e al cluster di appartenenza. Nel caso del modello cartaceo del Ministero dell'Economia, del Dipartimento delle Finanze, ci sono gli allegati che fanno vedere qual è il calcolo giusto, che poi sono questi che noi abbiamo riprodotto, l'allegato 2.6, che poi diventa della nota metodologica, questo qua, che è l'allegato numero 1, se non sbaglio, della circolare ministeriale, riporta per 14 cluster e 15 regioni i valori assoluti in euro. Nell'allegato 2.6, che è l'allegato 1 della circolare del MEF, si riportano i coefficienti da considerare nel ricalcolo dei costi fabbisogni standard.
E quindi su questi non c'è niente da fare, sono stimati sul campione e sono da prendere a seconda dell'appartenenza del comune a quella regione o a quel cluster. E a quel cluster. Le variabili modificabili, le abbiamo un po' viste già nel modello, sono ovviamente le tonnellate prodotte, queste possono cambiare per tantissimi motivi di anno in anno. La percentuale di raccolta differenziata, anche questa può cambiare di norma, crescere insomma nel corso del tempo. Il numero di impianti presenti, anche se questo è meno facile che cambi, ma potrebbe essere che noi abbiamo messo gli impianti che risultano dalla base dati ISPRA Catasto Rifiuti, l'agenzia dell'ambiente che si occupa di tutti gli aspetti dell'ambiente, anche dei rifiuti, potrebbe esserci che nella provincia c'è un impianto spento e un impianto nuovo. Questo conta fino a un certo punto, ma insomma c'è un effetto sul fabbisogno. Il prezzo della benzina, che conta ovviamente abbastanza poco, anche se ci possono essere casi di scostamenti importanti, normalmente anche nella nota, mi pare, dell'economia abbiamo detto che le variazioni non possono incidere granché, insomma, nel calcolo aggiornato, però incide nel nostro modello, e quindi un livello più elevato del costo della benzina in termini di scostamento scostamento percentuale dallo standard considerato dal modello, può essere un elemento che aumenta il costo o viceversa lo può diminuire. Nel nostro applicativo non è necessario calcolare la percentuale di distanza dalla media, perché lo fa da solo. Uno ci mette il prezzo medio rilevato a livello comunale e l'applicativo calcola la media e la mette a confronto con quella nazionale del modello. La distanza media ponderata degli impianti, anche questa può cambiare per motivi vari, cambio di gestore, nuovi impianti e così via. Nella nostra nota si fa l'esempio del calcolo, ma insomma una semplice media ponderata. Se io do su due impianti 5 tonnellate ad un impianto e 100 tonnellate ad un altro, dovrò fare, il primo impianto dista 10 km, il secondo impianto dista 5 km, io dovrò ponderare per il numero di tonnellate che do ai due impianti, in maniera tale da fare una media che tenga conto del fatto che l'impianto più lontano, in questo caso lo uso per poche tonnellate, l'impianto più vicino lo uso per tantissime tonnellate, quindi deve essere una media ponderata che è esemplificata anche nel calcolo nella nostra nota di approfondimento. E si considerano, come accennavo già prima, tutti gli impianti indipendentemente dalla loro collocazione. Cioè sono quelli in cui non necessariamente sono dentro la provincia o addirittura la regione, sono quelli a cui il comune conferisce. Dobbiamo correggere qualche cosa ancora, ma sono tutti gli impianti a cui il comune conferisce i propri rifiuti. Infine, ho proprio finito, il costo standard complessivo, calcolato quindi come risultanza dei fabbisogni standard a seguito dell'aggiornamento, va aumentato di due poste che non vengono considerate nel modello di calcolo, almeno fino a quello disponibile su cui stiamo lavorando. I costi amministrativi della gestione e riscossione del tributo tariffa, che possono essere collocati in vario modo, ma insomma possono stare all'interno del PEF perché è il gestore stesso che la cura, o non esserci, ma insomma sono costi che sotto il nome di CARC figurano tra i costi che devono concorrere alla copertura del costo del servizio e fanno parte a tutti gli effetti del costo dei rifiuti solidi urbani, del servizio dei rifiuti solidi urbani. I costi derivanti da mancate riscossioni per crediti inesigibili. Qui attenzione, non si parla di mancate riscossioni tout court, semplicemente, si parla di quelle mancate riscossioni che hanno concluso il loro ciclo di vita e in una misura molto modesta, insomma, possono entrare a far parte delle componenti di costo dei rifiuti. Questo è l'ultimo, diciamo,
l'ultima indicazione che diamo anche nella nota, perché questo insomma era mancante nella nota del MEF, ma la riteniamo assolutamente corretta e ragionevole. Io con questo ho finito, non so se ci sono, perché non ho voluto seguirle sul video, perché sennò mi distraevo ulteriormente, è un po' difficile. Ne prendo una, no? Un comune della Sicilia può procedere se non può usare il modello, ma diciamo non può procedere direttamente con questi dati, perché gli manca un punto di riferimento importantissimo, cioè quando noi facciamo quell'interpolazione, no? Tutti i comuni, noi, i comuni della Sicilia non ci stanno lì dentro, quindi potrebbe fare un'operazione un pochino più raffinata e dire: io sono simile ad un comune che conosco delle regioni, un comune che verifico, insomma, conosco e che verifico essere una produzione di rifiuti simile alla mia, un territorio simile al mio, eccetera, e collegarmi a quello per prendere un dato di riferimento e correggerlo con un nostro applicativo per mettendoci i dati più precisi della propria dimensione per produzione di rifiuti e così via. Però l'utilizzo diretto non è possibile. Noi il modellino l'abbiamo usato. Il modellino, voglio dire, l'applicativo l'abbiamo concepito punto a punto. Cioè, io sono un comune, sono quel comune lì, nel 2015 sono valutato in questo modo, correggo e lo valuto in un altro modo. Per valutarlo su una regione dove, diciamo, su un comune che non c'è nel modello, bisogna lavorarci un po' sopra, magari possiamo sentirci e vedere se possiamo, trovare con la rissa con il nostro gruppo più tecnico, modalità per mettere a valore il grosso lavoro che c'è dietro, insomma, i fabbisogni standard, tanti dati e così via, anche in una situazione dove ancora i fabbisogni non ci sono. Colgo l'occasione per dire, visto che almeno una persona interessata alla Sicilia c'è, tra i tanti che ringrazio, stanno partecipando a questo incontro, per dire che l'avvio, diciamo, il primo passo per ragionare di fabbisogni standard si sta facendo in Sicilia. Nelle prossime settimane, se non sbaglio, dal 15 verranno somministrati, verrà avviata la campagna di compilazione dei questionari. Ci sarà del tempo per farlo, insomma, ci saranno dei seminari il 14 e il 15 a Palermo e a Catania, insomma, ci sarà modo di parlarne almeno dal punto di vista dell'avvio del sistema, non certo del calcolo dei fabbisogni, che ha necessità ancora di essere percorso, insomma, un percorso piuttosto lungo, in cui la Sicilia sta ancora all'inizio. Vedo a caso, ma se mi volete suggerire qualche cosa sulla quale è utile intervenire, mi indicate la domanda e volentieri lo faccio. Dunque, e noi diciamo di sì, naturalmente. Cioè, questo è il costo sostenuto dal comune, non è, cioè, è chiara la domanda, no? Stiamo parlando di un costo, ma stiamo parlando di un costo sostenuto dal comune, quindi comprensivo di IVA e comprensivo di tutti gli aspetti che vengono considerati nel piano economico-finanziario, in termini di servizio o smaltimento rifiuti. Per capirci, non c'è la sfalciatura delle strade, dei bordi strada, perché non fa parte del servizio rifiuti solidi urbani, c'è lo spazzamento, per essere chiari in termini molto comunque grossolani. Quindi c'è ciò che fa parte tipicamente del servizio RSU. Le particolarità che dicevo potrebbero essere, cioè l'assenza del CARC, quindi dei costi di riscossione, e dei crediti inesigibili, potrebbero poi essere superate nel momento in cui andassimo a rilevare in maniera integrale il dato di costo che i comuni sopportano. Per adesso questo non è successo, quindi sono due voci che a nostro avviso devono essere inseriti. Non so io, vedo cosa significa che devono essere aggiunti i CARC, no? Dove e in che modo devono essere aggiunti? Al costo finale. No? Cioè io nel calcolo il costo finale vuol dire questo, senza complicarci la vita in termini di costo tonnellata, che non ce ne frega niente in quel caso, no? Questo comune
poniamo con queste modifiche, è arrivato a 439.157, probabilmente ha un costo di 2.549 euro per gestione e riscossione del tributo, dico un numero a caso, 3.000 euro per questo, e un costo di 1.000 euro per quote inesigibili riportate dentro i costi, quindi alla fine del ciclo di riscossione, non le quote non riscosse, ma le quote inesigibili, e questi 439 diventeranno come punto di riferimento per i suoi costi effettivi 444, no? A 4-5 mila euro in più per questo motivo. Oh, lo scostamento, attenzione, ecco, non va giustificato, nel senso, noi dobbiamo dare per buono questa importantissima frase che il Ministero ci propone, va bene? È chiaro che dal punto di vista noi siamo abituati a lavorare per applicazione di norme, diciamo, ottemperanza a prescrizioni spesso fin troppo articolate e raffinate. Il Comune dice che per determinare i costi deve avvalersi. Quindi il primo passo per poter fare una cosa di questo genere, per di più in un processo che è in corso o già ampiamente avviato, è quello di prendere cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard. Questa frasetta qua, che è molto importante, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere, attenzione, non il costo che ha sul valore standard, perché questo non è detto che possa mai avvenire, ma possa far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino riscontro nei livelli di servizio eventualmente più elevati o nelle difficoltà di servizio, che è uguale a livello più elevato, difficoltà di servizio particolari, no? Nei fabbisogni si considera l'esistenza della montanità, ma l'esistenza e le caratteristiche specifiche di quel territorio montano, no. Quindi, se uno ha un territorio interamente montano e particolarmente disagevole in termini di raccolta, avrà sistematicamente costi maggiori del fabbisogno, per di più facili da giustificare. Quindi il tema non è dire nella delibera, dire i motivi sono questi e quindi va bene. Si dice in relazione al comma 653 e alle linee guida del MEF sull'argomento, ho preso atto, preso cognizione, evidenziato che il costo, le risultanze dei fabbisogni standard portano ad un standard di costo pari a tot. Questo standard si discosta per questo o quello, per questa o quella misura, dal mio costo effettivo. I successivi passi che si faranno con il gestore, con il lato, potranno portare ad evidenziare quali componenti possano essere modificate e migliorate per convergere su quei costi, per diminuire quei costi che possono non apparire giustificati. Io capisco che è un come dire, meno facile che dire mi sono avvalso, ma la sostanza è mi sono avvalso perché ne ho preso atto e ho trasferito questa informazione al circuito che produce la formazione dei costi, che è l'ATO, il gestore e così via, e su cui lavoreremo per capire dove e come si può intervenire per eventuali interventi, iniziative di convergenza e di miglioramento e di efficientamento dei costi. Questo deve essere il quadro nel quale noi andiamo a inserire questa norma, perché altrimenti si darebbe al fabbisogno standard quel carattere di definizione di costo obiettivo che non ha assolutamente. E non lo ha, non perché lo diciamo noi per facilitare la vita ai comuni per i quali lavoriamo, ma perché nell'approfondimento del Ministero dell'Economia, insomma, questo sostanzialmente si dice in maniera molto chiara. Spero che i problemi di credenziali di accesso siano
risolvibili facilmente, perché è un peccato, insomma, noi avevamo un po' una difficoltà a intervenire velocemente con sistemi più evoluti di quello che abbiamo usato. Avremmo voluto fare un applicativo web, ma c'erano problemi a farlo in tempi molto brevi, ne abbiamo pubblicato in una settimana, 10 giorni. E quindi piuttosto rapidamente. E c'è qualcosa? Me la fai vedere per piacere? Perché vorrei. Perché è sovracomunale. Beh, il PEF sovracomunale deve addossare i costi al comune, perché non è che il PEF sovracomunale basta a se stesso. Cioè, se non esiste nessun documento che addossi precisamente i costi ai componenti, bisogna lavorare. Io per brevità non ho fatto un esempio su quello, ma bisogna lavorare prendendo atto di un costo che riguarda il bacino intero. Quindi sommando i costi di riferimento di un bacino intero. Noi avevamo in vario un punto sulla nostra nota che riguarda i comuni fusi, no? Cioè, noi abbiamo la necessità, nel caso di situazioni che hanno modificato l'assetto, e quindi è paragonabile al discorso del PEF per un'area sovracomunale, che però, attenzione, un PEF in un'area sovracomunale che non espone i costi per il singolo comune, mi sembra una cosa non proprio giusta, insomma, no? Perché meccanismo dovrebbe comunque ribaltare anche formalmente, anche fintamente, anche pro quota, pro capite, come vi pare, insomma, anche perché voi come fate a giustificare altrimenti le tariffe? Cioè, è interessante il meccanismo di fare le tariffe per area sovracomunale, però è sempre bene nell'attuale assetto giustificarle a copertura del costo di pertinenza del comune, perché sennò qualche Pierino che dice tu mi stai addossando i costi del comune accanto, rischio di trovarlo sempre. Quindi, posto che abbiamo una situazione che a mio personale parere è un po' anomala, noi abbiamo per ottemperare alla norma mettere insieme il ragionamento sommando e mediando i costi dei comuni componenti. Il costo vado un po' a caso, a meno che non mi suggeriscano cose che si ritengano più importanti. Naturalmente un costo effettivo inferiore al PEF è più facilmente determinabile, insomma, no? Giustificabile. Io non credo che ci sia un problema di giustificazione, ma si prende atto che lo standard degli enti in condizioni simili, eccetera, può portare a un costo anche maggiore di quello che noi sopportiamo. Riteniamo di essere a posto con i livelli di efficienza, ovvero che ci sono alcuni servizi che dobbiamo ancora attivare o vorremmo attivare in maniera più intensa, più continuativa, più ampia e così via. Quindi, insomma, la situazione che mette meno in difficoltà. La questione del PEF, questo è un caso che non c'entra con quello di cui stiamo ragionando, ma che è importante un po' per tutti. Il caso in cui il servizio non è affidato ad un solo soggetto, necessita di far sì che il dominus del servizio, che mi pare in questo caso sia il comune, ma potrebbe essere anche un ATO o chi sia, coordini il piano finanziario. Cioè, normalmente il piano finanziario è redatto a cura del gestore, no? Dice la legge, non è che lo diciamo per analogia, per buonsenso, per senso comune. Quota parte del piano finanziario va prodotta da ciascun gestore se il servizio è articolato. Chiaramente c'è uno sforzo del soggetto che ingaggia i gestori, quindi del cliente utente, diciamo il comune o
lato per lui, ma che dovrà coordinare questo documento per farlo essere organico e coerente con quello che prescrive il 158, completo e così via. Caso tipico, al di là dei tanti gestori, è un gestore che non si occupa di riscossione del tributo o dell'entrata del tributo. E in quel caso il PEF va integrato anche in termini di quantità di costo con i costi che sostiene chi gestisce il tributo, normalmente il comune direttamente o per interposta agente, azienda o in house o chi sia. Quindi il PEF ci deve essere sempre, insomma, e quindi chiaramente deve essere coordinato in qualche modo. E il PEF sovracomunale, insisto con quello che dicevo prima, se non è chiaro il mio pensiero, non sono il massimo esperto di gestione dei rifiuti, quindi possiamo puntare ad approfondirlo questo tema, ma il PEF sovracomunale, ripeto, dovrebbe ribaltare comunque su ciascun comune una quantità anche finale di costo. Per godere del fatto che ci sono dei vantaggi al fatto di avere un PEF sovracomunale, ci sono tante cose buone, no? Nell'organizzazione del servizio su area più vasta e così via, ma al tempo stesso diciamo ottemperare al fatto che il tributo non è sovracomunale, o meglio, è comunque articolato su una base anche comunale. Allora, nel piano finanziario sono inseriti i CCD, tra i quali si inseriscono quote di scarico, rimborsi e crediti ineligibili. Questa voce si può aggiungere totalmente? È esattamente quella voce a cui ci riferivamo prima, dicendo che non è compresa nel modello di calcolo dei fabbisogni. Quindi va aggiunta, è corretto aggiungerla. Io penso che possiamo concludere qui. Noi riguarderemo naturalmente le domande e cerchiamo di rispondere, e anche dove è necessario, perché chiaramente il tema sconfina dal tema applicazione dei fabbisogni standard, anche alcuni aspetti di formazione del PEF in generale, gestione dei rifiuti, e nel giro di qualche giorno, magari cerchiamo di pubblicare qualche cosa se è il caso, o comunque di mandare le risposte direttamente. E ringraziamo tutti della partecipazione, già abbiamo scritto che la registrazione è ovviamente disponibile da domani in poi, e alla prossima occasione. Buona giornata a tutti.